Oggi siamo nuovamente in piazza per le strade di Palermo perché stiamo lottando contro un sistema produttivo ed economico che non mette al centro le esigenze del pianeta e degli abitanti che li abitano, ma le esigenze delle tasche e del portafoglio di veramente poche persone del pianeta. Stiamo lottando contro un sistema che è predatorio, un sistema che estrae inconsciamente, che non si preoccupa delle conseguenze degli impianti economici e produttivi che stiamo mettendo su. Oggi nuovamente gli studenti scendono in piazza perché si rendono conto che sono veramente gli ultimi anni che hanno per effettivamente apportare un cambiamento a questa situazione, perché non lottare ora contro il sistema economico precedentemente spiegato significa ritrovarci tra 10 anni con mancanza di acqua potabile, mancanza di accesso al cibo, ondate di siccità clamorose e allo stesso tempo fortissime inondazioni, in generale fenomeni meteorologici estremi che lederanno le nostre vite e che già sono in atto anche in Sicilia. L'abbiamo visto con le piogge di Catania che hanno visto qualche morto, lo vediamo in Bangladesh, lo vediamo nei paesi dell'India che ogni anno vedono inondazioni su inondazioni. Ed è per questo che scendiamo in piazza, perché non scendere significa morire tra 10 anni. Il Comune di Palermo ha firmato un protocollo con Eni che dà a loro la possibilità di riutilizzare i rifiuti per fare un biocarburante, ma sappiamo benissimo che Eni è stata anche imputata per riciclaggio di rifiuti, quindi è proprio una delle aziende più inquinanti e multinazionali più inquinanti che esistano, quindi dare a loro è proprio un'offesa a quella che è la transizione ecologica e il cambiamento verso la direzione che stiamo prendendo. Questa guerra è una guerra prettamente fatta per la transizione ecologica, per accaparrarsi le terre. Sappiamo che in Ucraina ci stanno il metano, le terre rare che permettono la transizione ecologica, ed è puramente una guerra imperialista fatta fra quelli che si devono accaparrare la transizione ecologica e quelli che ne subiranno le conseguenze saremo sempre noi del popolo.